Bene amici, ciao a tutti, benvenuti su questo nuovo gioco, su questa nuova demo. Siamo pronti per provare Republic of Pirates. Io ringrazio come sempre Mauro, lo stesso che mi ha consigliato Kaiserpunk, e sono veramente curioso di provare questo gioco, questa demo. Non c'è l'italiano, va benissimo. Vediamo un po'. Vediamo com'è settata tutta la situazione. Allora, ci sono depositi di non so che materie. Ma posso scegliere l'isola? No? C'è solo questa? Ok. Allora, vediamo un po', sono molto curioso. Greed. It tears us all down eventually. Avidità. Heck, that's what this is all about. We rob, we plunder, we kill, all for a bit more wealth and another day of freedom. But we all know the truth. There's only one way out of this pirate life. And if it's not at the end of a rope, it's usually a shot in the back from a pistol of a crewmate. The Republic of Pirates was meant to be different, but the greed got to them too. Turning on one another like that. Damn shame what they did to your old man. And now they're carving up the archipelago between the three of their crews. Lucky Jack Howell and the self-proclaimed Raiders of the Caribbean. Scar and his gallows men. And Matilda Barbero, leader of Los Guerreros. They had it all. Spanish gold by the galleon, and a nice slice of the Caribbean to call home. They couldn't play nice, could they? Well, if it's revenge you want, I'm with you. I owe your old man that much. We're one ship against three fleets, but they aren't expecting us. We'll Perfetto. make for the archipelago and set up on an isolated island before they get wind of our intentions. Revenge for your father and the chance to build something better. Allora, l'avidità è ciò che ha sempre mosso gli spiriti e anime, gli obiettivi dei pirati, alla fine era quello di diventare il più ricchi possibile. This is the archipelago, all right, but it's far too dangerous to continue out in the open. Let's stick to the shallows for now. Quindi cosa succede? Dopo questa avidità ha spinto persino la Repubblica dei Pirati che era stata creata a mettersi uno contro l'altro e quindi praticamente è successo che facendo ciò hanno ucciso, da quanto ho capito, nostro padre. E quindi sono create queste tre fazioni di pirati, ognuno ha il suo pezzo di Caraibi e quindi adesso ci siamo noi. Che ci metteremo su un'isola un po' più isolata in modo tale da poter poi raccogliere i detriti. Ora si muove con WASD. Sì, però non puoi andare così male a livello di ottimizzazione. Va bene, ho capito tutto, però. Ok, dobbiamo recuperare i detriti e poi muoverci verso questa insenatura che va verso nord. Io lo vedo come nord, ma non so penso sia nord. Possiamo il tutto, vabbè, selezioniamo la nave. Che spettacolo! Questo è il canto navale, uno dei famosi canti navali di Assassin's Creed 4 Black Flag. Che bello! Spero che sia un riferimento, perché veramente è molto bello. Bello, mi piace tanto. Oh cazzo! Via! Attenzione! Potremmo tornare indietro a prendere i detriti se lo possiamo fare. That was a close call. The archipelago's in chaos after the collapse of the Republic. We'd better hunker down on Galley Island for now. Come up with a plan. Let's start with a dock to house our supplies. Allora, siamo molto vicini a essere, come dire, conquistati, attaccati.
La Civego è nel caos dopo il collasso della Repubblica. Dobbiamo non sbarcare, diciamo, fermarci a questa Darley Island e iniziare a sviluppare un piano e costruire un porto e tutto. Ma io vorrei sapere, ci sono anche i detriti? Sì, aspetta però. Per selezionare, sì, va bene. Va bene, sì, vabbè, questo ho capito. Però voglio prendere ancora antidetriti. Perché vorrei avere più risorse possibili prima di insediarmi completamente. Questa è la nave, però. Aspetta. Questa è la nave, però. Sono curioso. Voglio vedere se possiamo fare qualcosa. No, vabbè, e allora niente, come non detto. Ah, posso girare così? Una coppa pure con. No. Questo che è? Upgrade. Ah, con AQ. Vabbè, vabbè. Allora, infrastrutture. Però non ti puoi fermare così, eh. Un porto. Ok. We want to take the fight to our old companions. We'll need men. Vabbè, abbiamo There are bisogno plenty di of rough and uomini. ready types looking for work. Abbiamo bisogno di uomini. Vabbè, intanto dobbiamo costruire, però. Facciamo basta. Ok? Posso? Ok. Facciamo le capanne. Una, due, tre, quattro e cinque. Alcuni edifici come le taverne e i bordelli soddisfano i bisogni dei lavoratori nell'area dove sono i loro edifici praticamente. In loro raggio d'effetto indicato dai colori delle strade. Va bene, e quindi che cazzo vuoi? Marketplace. Ma posso cambiare? No. Ah, adesso non lo fa. Ok. Prendiamo le risorse. Dobbiamo costruire Figurehead. La mettiamo Salvaging materials from wrecks is good and all, but we've got plenty of resources at our fingertips on the island too. We'll need a steady supply of wood for. giustamente abbiamo bisogno di legna e quindi dobbiamo costruire un woodcutter e andiamo di woodcutter con sì un attimo ok un attimo solo però io voglio far così qua e intanto facciamo do cazzo Could set a couple of the lads to moving goods from place to place. un attimo solo un attimo dammi un secondo un secondo ci serve un deposito il deposito lo facciamo qua The more we provide for our workers, the happier they'll be. The happier they are, the more they'll contribute. ok quindi abbiamo bisogno di costruire dobbiamo capire i bisogni va bene di deposito un limitato di cose di cosa avete cosa vuoi rum e puttane allora e intanto vi do da mangiare We spotted some floating barrels not far from the coast. Ok,
andare alla ricerca di materiali è una delle cose principali in early game sicuro su questo gioco, un po' come Anatropico 6, perché ti dà la possibilità di fare un ottimo magazzino di risorse in modo tale da poter poi fare ciò che più, non ciò che più desideri, però cose abbastanza importanti per poter poi Well, the barrels were empty, except for a bunch of letters from the British West Indies Company about claiming some island or another. Vabbè, ci pensiamo dopo. Attimo. Io voglio prendere prima tutto. Va, Tropico 6. Tu prendi le tue risorse, le metti da parte, poi fa. Non dico che puoi fare ciò che vuoi, però insomma. Ci servono case. Cori di mare da marinaio, sono veramente belli, mi piacciono molto. Allora, ci sta un barile. Ok. Provide the workers with fish. Ho capito. Una vagheata. Che succede? Mary Connor. Here's someone you want on your side in a fight. She's a tough old gal, can hold her own in a naval battle or a tavern brawl just the same. The men all look up to her. She was once at Jack's right hand. He must have done something really stupid to piss her off. Besides knocking off your old man, that is. If we're going toe-to-toe with the former Republic, we could do with her directing our ships and not theirs. John, is that you? Thank God I found you here. Jack double-crossed me. Well, I was trying to betray him first and he found out, so. Anyway, the Bene. fair lady's in a pretty bad state. Help us out, won't you? Va bene. Praticamente lei voleva dire quello che ha tradito, quello che l'ha tradito. Tutto benissimo, tutto veramente benissimo. Abbiamo riparato la Captain, nave. the men reported several ships heading directly for us. Looks like we've been discovered. Let's put the fair. Tactical map, ecco. Dove sono questi stanzetti? Sono qui. Ok, quindi che vuoi? Bene, prendiamo le risorse, torniamo Thank you, indietro. Captain. I think the lads and I are in a capable pair of hands with you. We'll be staying a mite longer if you don't mind. No, abbiamo un nuovo How alleato. about a drink to. Oh, sicuro dobbiamo costruire una taverna. Allora, vediamo cosa hanno bisogno i nostri corde. Corde e rum e corde. Allora, facciamo una piantagione di zucchero per fare poi la distilleria subito qui vicino. Mannaggia Santa, però. Subito qui vicino con però
Plantation Fields. Lo facciamo così. Poi con un deposito che lo mettiamo sulla stessa linea. Ok, tu che cazzo vuoi? Facciamo una cosa. Facciamo il woodcutter qua. E da qua io lo voglio togliere. Faccio demolish questo assieme a questo e facciamo una strada che collega qua. Io vorrei spostare questo, però lo posso spostare? No. Allora facciamo così, lo metto qua vicino così e facciamo una casa, anche qua un'altra casa. Ma si può andare un po' più veloce? Oh, la Madonna santa. Abbiamo bisogno di 50 lavoratori. Va bene, non c'è problema. Marketplace va bene, possiamo fare. Cioè, possiamo fare, lo abbiamo già. Rope, Hemp Plantation. Io la voglio fare qui, in modo tale da fare poi la piantagione. No, la facciamo così, così colleghiamo con la strada che va direttamente da qua. Perfetto. Il deposito si potrebbe anche mettere, che alla fine tipo qua un bel depositino assieme ad altre case che faremo 1, 2, 3, 4 con la strada che va così. Con la nave non c'è roba da prendere? Oh, andare alla ricerca di risorse per il mare è la cosa migliore da fare. Ho visto livello 8, quindi ad ogni livello ci stanno anche dei bonus in più. Mi piace sta cosa, mi piace molto. Allora, avendo fatto questo, mi sono dimenticato di fare però il rope maker, che lo facciamo direttamente a fianco. The lovely Isabella Rojas, cunning, pragmatic, seductive, everything a good madam needs to be. She worked under Jack for a long time, but he never could see past her soft skin and appreciate the tact and charm underneath. I'm glad she gave that lecherous prick a taste of his own medicine. The brothel girls trust Isabella with their lives, and she does everything in her power to make them comfortable. I think she'll be invaluable to our cause. I'm happy to make your acquaintance. My name is Isabella, and I have a proposition which might be of interest to you. The men need a little distraction. Ok. Dobbiamo fare un bordello, praticamente. Va bene. Facciamo un bordello. Lo facciamo... Facciamo una cosa. Demolisci questo. Fai il bordello qui.
Che succede? A bordello is open for one day. One day. And the girl is dead. No. I will not stand for this. You either kill the prick who did it and make an example of him, or provide protection for the rest of the girls. Serve più protezione. Ha ragione, cazzo. Cioè, manco abbiamo iniziato, già morto. Ragazzi, la mano è così, rompi il cazzo. Usce. Ma... bene. Bene, molto bene. Well, well, don't you look familiar. I'm sorry for what happened to your father. Awful accident, that. Don't let it put any silly ideas like revenge in your head. This archipelago is ours. Make any trouble, and something might just happen to you, too. So, there's no avoiding it. Jack knows we're here. The way I see it, we either pack up and leave, or we pick up the pieces, repair our fleet, and take the fight to the bastards that wronged us twice. What's it gonna be, Captain? Bene. Vediamo da Yon Dupont. Costiamo questa sfaccimba di nave. Assegna sto cazzo da capitano. Ok, ci vanno, tanto di fisherman. Ecco lo stronzo. Tu chi sei? Vieci. Vieci. Jack sent a scout to keep an eye on us. Maybe the bastard knew we weren't go... Defeated the scout ship. Allora, la mia nave. Forza, forza! Bene, ruba tutto, non vuoi sapere niente. Non è che devi rubare tutto, devi proprio Madonna. C'è qualcos'altro da rubare? Vabbè. Allora, stavo facendo qua la strada. Per fare poi... le capanne con annesso magazzino da fare così qua. Serve un marketplace anche qua.
Allora, proviamo a fare un'altra nave. Assordiamo sto stronzo. Un bel po' di roba interessante. No. Se potessi rifare la nave è morto. Poi prova. Ok, claim. Quindi così. Caso fatto. Cape Cod girls don't use no comb. Allora. Devo costruire un catch. E lo posso fare. Allora, faccio solo questa nave e chiudo la partita. Facciamo questa nave e poi chiudiamo. Mi piace molto come gioco. Perfetto. Ora proverò solo con la potenza di fuoco di questa e poi ragazzi per me possiamo chiudere. Devo dire che mi piace molto. Mi ricorda Tropico 2, Tropico 6 in certe frangenti, Port Royal 2, tutte queste belle vibes. E sono molto contento. Spettacolare.
E va bene amici, il video può finire qua, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un bel mi piace, commentate, noi ci vediamo su un prossimo video. Grazie di nuovo a Mauro per la demo di questo fantastico gioco che vi consiglio a tutti, Republic of Pirates, disponibile su Steam.